Questa sera è Vladimir Mitsov, nuovo arrivato in casa Canturina. Dunque andiamo a presentare subito il giocatore serbo. First of all, Vlado, nice to meet you and it's nice to be here tonight. Thanks, it's nice to meet you and thanks for inviting me on your radio station. Anche lui saluta tutti gli ascoltatori di Radio Canturin, grazie per averlo invitato questa sera qui nei nostri studi. Allora, partiamo subito dalla sua esperienza. Lui arriva da un campionato diverso, quello spagnolo. Dunque, gli vorrei chiedere subito una prima domanda: le principali differenze fra il campionato spagnolo e quello italiano? So, Vlado, in first half of the season you play in Lega CB with Kaya Labora Vitoria, and now you are in Cantù. In your opinion, the principal differences between Lega CB and Serie A Italiana? Okay, yes, probably everybody knows that the ACB, like Spanish League, is for sure the best league now in Europe. I mean, 3, 4, maybe 5 years in the back. I play 3 months in Caja Laboral, but I signed like 1 year contract with some options. That after the 2 months, I have option, club have option to cut the contract, but after that, the club put 1 more month. After that, they want me to continue like every month to sign that kind of contract. I don't want. I mean, I don't want to play like that anymore. I said no, thanks. And I go home. I was in Belgrade, in Serbia, like 20 days. Cantu called me. Of course, I said yes because he's like I know that his club good. I know for big history of the club. I know some good players that play before that in Cantu. For me, the good things is coach is Italian, but he knows my language because his mother is from Croatia. So I speak with him a lot. So he tell me everything about club, what he expect from me. So I come here. I sign until end of the season, and for now it's great for me. Si dimostra subito lo qua, c'è il nostro ospite, traduco a lunga risposta. Lui ha iniziato esordendo dicendo che la Lega SB al momento è la miglior lega europea, veramente 5-6 squadre che sono al top, ai vertici dell'Europa. Lui è andato via dal Kaya Laboral dopo 3 mesi perché loro gli proponevano un rinnovo contrattuale mese per mese, mentre lui avrebbe voluto firmare fino alla fine della stagione. Purtroppo per lui e per fortuna per Cantù non è successo questo, dunque lui ha detto no grazie, è tornato a Belgrado, che è la sua città. È stato a Belgrado una ventina di giorni, dopodiché ha ricevuto la chiamata della Pallacanestro Cantù. Lui ha detto subito di sì, anche perché l'allenatore canturino, coach Andrea Trinchieri, parla molto bene la sua lingua perché appunto la mamma di Andrea Trinchieri è croata, dunque il coach nella sua lingua gli ha spiegato cosa vuol dire la Pallacanestro Cantù, gli ha spiegato la città di Cantù, la squadra. Lui non ha avuto dubbi, ha detto subito di sì, è venuto qui e adesso ha firmato il contratto fino alla fine della stagione e rimarrà qua fino al termine di questa stagione sportiva. Seconda domanda, anche questa subito importante: domenica c'è il derby contro Milano. Qualcuno penso gli avrà raccontato il significato di questa partita. So Vlado, on Sunday there is a big game against Milano. In Italy this game is called derby. Someone told you the meaning of this important game. Yes, they already told me about big derby. When I come first, they play a game against Varese. It's like maybe it's not same derby because it's Milano playing Euroleague, but it's similar. They already told me that his gym like already sell. It's gonna be full. And Milano is good team for sure. They play Euroleague, but they didn't pass in top 16. They change a little bit roster. They bring some new players. Some get back from injured.
So for sure it's gonna be tough. We won the last game, a very important game for us in Teramo, because we lost I think 3 or 4 games in the row, and for sure every team, not just me, not just Cantu, but probably every team gets down in the shape like January, February. It's the middle of the season, so probably it's the same story about us, but we play like a friendly game during the week against Cremona. We beat them, it helped us to be in good mood for the Sunday game against Teramo. We beat them, it's very good for us, so we play at home against Milano. It's gonna be a hard game for sure, but we play at home, our gym, our court, so we have a big chance to win and to go back on good position in the league. L'importanza di questa partita, lui ha detto che è arrivato il giorno che si giocava contro Varese a Varese, in quell'occasione era in borghese perché non era ancora stato tesserato dalla società. Comunque crede che questa partita ha definito quella contro Varese una partita simile a questa, perché Milano è, a suo modo di vedere, una squadra più importante perché gioca all'Eurolega, anche se ha specificato che non sono riusciti a passare alle top 16. Vlado ha detto che comunque Milano è una buona squadra, ha cambiato qualcosina nel roster durante la stagione, ci sono stati degli infortuni, qualcuno adesso sta tornando dai vari infortuni, vedi Petravicius e vedi Becirovic invece per quanto riguarda il cambiamento di roster dopo l'infortunio di Morris Finlay. Lui ha detto che arrivano in un momento di discreta forma, nonostante le 3-4 sconfitte consecutive prima della partita vittoriosa sul campo di Teramo. Ha detto anche che è stato molto importante l'amichevole giocata 2 settimane fa contro Cremona a Cantù. Questo gli ha dato molto stimolo, in particolar modo anche lui magari per entrare un po' meglio negli schemi canturini. Partita molto importante vinta con la Teramo, perché oltre a far morale fa punti e in questa partita contro Milano dice che si cercano ulteriori punti per migliorare la posizione in classifica della squadra canturina. Faccio un'ultima domanda, dopo lascio la parola a Diego e Giuseppe. Vlado, about you, your role on the court, you play like a 3, like a 4, come è che si dice a volte? Sometimes the coach put you on with the ball and you play playmaker in the game. Yes. Okay, I have like 2 meters and 2 or 3 centimeters, but like my real position is 3. But because we have less big guys, sometimes I have to play like 4. But and like you said, sometimes I play like point guard, playmaker. But because the coach knows when I was young, I play point guard, so I'm good with the ball, but I know I like just grow up, so I'm not so good. I like point guard, of course. It's here like I don't like to play so much like point guard because I'm big and I'm not so good anymore with the ball like on the point guard. But my real position is 3. Sì, lui dice che la sua posizione preferita è giocare da 3, dalla piccola. Dice che il coach a volte lo fa giocare playmaker perché sa che lui quando era giovane nelle giovanili giocava playmaker, dopodiché causa anche la sua altezza, è cresciuto con gli anni, non ha più potuto ricoprire questo ruolo, dunque diciamo è passato un po' di grado giocando alla piccola, qualche volta gioca anche alla forte in un quintetto magari leggermente più basso di statura, comunque ricordiamo che lui è un 2,3 metri. Lui gradisce giocare da 3 anche perché ha usato il termine big eyes, riesce a una buona visione di campo e dunque anche con la palla in mano riesce a vedere compagni liberi e a smarcarli con dei buoni passaggi.